te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo, gioia di salvezza, fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordiamo Dino, Anna e Vittorio. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che affida alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Perdona, Signore, i nostri peccati e nella tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così non prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu solo hai parole di vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro:
Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù: Non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci immettiamo ultimo venerdì, facendo le Via Crucis, in quello che sarà domenica, l'inizio della Settimana Santa. Tanti anni abbiamo sentito che era un sacramento tutto particolare il partecipare a questi riti della Settimana Santa. Questa volta il sacramento resta lo stesso efficace se vi partecipiamo. La parte sensibile è l'estensione del tempo, tempo e spazio, da Domenica delle Palme fino a portarci a Domenica di Pasqua. La parte spirituale invece la sappiamo, andiamo a rivivere il giovedì santo, la cena del Signore, la passione e morte nel venerdì, ci abbiamo il giorno che sta nel sepolcro in silenzio e dopo sentiremo le campane, mezzo che si sono inventato tanti anni fa e avvertite che funziona anche se non dovesse starci l'energia elettrica, come mezzo per poterci ravvivare a noi e guadagnare grazia. Vi ricordo la spiegazione breve di ciò che può essere un sacramento: azione efficace della grazia. Quindi significa che se io accendo l'interruttore è evidente che la luce viene dall'energia elettrica e qua sarebbe lo Spirito Santo. A noi è solo attivarlo questo Spirito Santo, cioè immettere nella parte del tempo, dei giorni, la volontà nostra di aderire a questo grande mistero che ci porterà alla salvezza. Guarda questa offerta, guarda noi Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Il tuo aiuto, Dio misericordioso, ci renda degni di accostarci al Santo Altare, perché l'assidua partecipazione al divino sacrificio ci ottenga la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza unita agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Lorenzo, Sant'Anatolia, San Rocco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. Non ci abbandoni, Signore, la forza di questo sacramento che ci unisce a te, e allontani sempre da noi ogni male, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. La benedizione la prendiamo con la croce, l'intenzione, per forza di cose potremmo dire, ob torto collo, dobbiamo mettere tutti quelli che negli ospedali non solo si stanno sacrificando per gli altri, ma quelli che soffrono pure per noi. Sappiamo che la sofferenza, il dolore è una moneta buona, pesante, lo noteremo venerdì santo quando il Figlio di Dio muore in croce. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. In te la nostra gloria, o croce del Signore, per te salvezza e vita nel sangue redentor, la croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e resurrezione. Gesù è caricato della croce,
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo. Pilato se ne lava le mani. Non vuole compromettere il suo prestigio per un profeta da strapazzo. Gesù sopporta in silenzio la condanna e lascia che la croce scenda come un macigno sulle sue spalle. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Vi prego, o Gesù buono, per la vostra passione, dacci il perdono. Per la vostra passione, dacci il perdono. Quarta stazione, Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo. Da quando è uscito di casa, la madre non ha quasi mai rivisto il figlio. Per incontrarlo un'altra volta, ha dovuto fare anticamera. Adesso c'è spazio anche per lei, per saldare quel sì dell'Annunciazione con l'ultimo sì ai piedi della croce, fedele fino alla fine, per consolare ed essere consolata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel tuo cuore. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. C'è bisogno anche oggi di voce fuori del coro, che sappiano spezzare il cerchio dell'indifferenza, che si commuovano per le disgrazie altrui, che si mettano dalla parte di chi cerca una patria senza guerra. Si ritroveranno impresso nel cuore il vero volto di Cristo. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Purificami, o Signore. Sarò più bianco della neve. Ottava stazione, Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Gesù rompe il silenzio dopo l'interrogatorio di Pilato con parole dure come pietre, come se dicesse a quelle donne: badate ai fatti vostri. Che vuol dire badate ai fatti degli altri? Soprattutto dei figli che vi chiedono di trasformare le vostre lacrime in perle di amore e di compassione quando vi faranno soffrire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Signore, ti domando perdono e pietà. Sarò più bianco della neve col tuo bacio d'amore. Decima stazione, Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Ancora oggi, il corpo di Cristo viene profanato e umiliato nei suoi fratelli e sorelle. Mettiamo a nudo la loro dignità, calpestiamo il loro onore, li priviamo della libertà, li mortifichiamo con pettegolezzi e calunnie, tradiamo la loro fiducia, li spingiamo alla disperazione, fino ad arrivare a gesti disumani, mentre avremo bisogno tutti di spogliarci delle incostazioni egoistiche che soffocano la nostra crescita umana e cristiana.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Siamo nati non per morire, ma per vivere, e per sempre. Ed è così da quando il giovane di Nazareth è finito in croce. Lui ha sconfitto per sé e per noi la nostra nemica numero uno. Con lui la morte è diventata la porta d'ingresso nel per sempre di Dio. Ha senso allora pensare a sorella morte come un lento sbocciare nell'eternità. Ha senso spendere la vita per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Dio santo, Dio forte, Dio immortale, pietà di noi. Quattordicesima stazione, Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. La morte si sconta vivendo, lentamente, ogni giorno, e invece no, siamo nati per vivere per sempre. È un sempre che mette le radici nel nostro oggi, perché in questo presente costruiamo l'eternità, trasformando le nostre delusioni, sofferenze e amarezze in gesti di solidarietà verso chi è a corto di speranza. Per questo ogni giorno ci è donato non per seppellire la speranza che è in noi e negli altri. Siamo chiamati a combattere i segnali di morte con i piccoli miracoli che la vita assicura a tutti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Quindicesima stazione, Gesù risorge. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Non possiamo farci rubare la speranza, perché se il male ci appare minaccioso e invadente, c'è un bene, un oceano di bene che opera nel mondo. Preghiamo. Signore Gesù, la sofferenza nostra è quella che ci assedia, ci portano a perdere la speranza in un mondo capace di vincere le tante sfumature della violenza. Rinnova in noi la certezza che il bene è più forte del male e che la vita avrà sempre l'ultima parola. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il regno, gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua in ogni cuore. C'hai del spazio? Appuntamento giovedì. Domenica. Prima domenica, poi giovedì è alle ore 6.